Buonasera telespettatori di TV6, bentornati a una puntata di Fino a Prova Contraria. Torniamo a parlare di delitti. Parliamo di delitti insoluti perché in provincia di Teramo non c'è soltanto la memoria che ci riporta al delitto dei coniugi Masi a Nereto, che ad oggi non ha ancora trovato l'autore materiale o gli autori materiali di quel efferato e duplice omicidio di moglie e marito, dell'avvocato e della signora Masi. C'è anche qualcosa che ci riporta con la memoria a Cerne di Pineto, in una macelleria dove fu ucciso un pensionato in maniera brutale, sotto gli occhi esterrefatti di qualcuno che da testimone era diventato imputato e poi assolto nel processo in cui in primo grado era stato condannato, così come una donna nel Canneto di Corropoli, il cui marito è stato successivamente assolto dall'accusa di omicidio. La mente ci riporta questa sera al 2003, esattamente al gennaio del 2003, perché a Sibi Marina c'è stato un omicidio di cui la vittima è stata Antonio Santoro, che all'epoca aveva 62 anni, e stanno per trascorrere quasi 11 anni da quel delitto, e di quel delitto non c'è sicuramente fino adesso un autore. Chi ci aiuterà questa sera a ricordare quel gennaio 2003 e questo delitto è l'avvocato Tommaso Navarra. Buonasera, avvocato. Buonasera. Che conosce molto bene questo caso, perché poi vedremo come è stato coinvolto all'interno dell'inchiesta. Il delitto avviene, o meglio il cadavere viene scoperto il 22 gennaio del 2003, nella mattinata a Sibi Marina in via Garibaldi, in un appartamento di una casa, di una villetta a due piani. Viene rinvenuto da alcuni parenti il cadavere di Antonio Santoro, 62 anni come dicevamo. Una persona conosciuta da tutti, una persona molto introdotta anche nel volontariato, nel sistema parrocchiale, che si arrangiava con dei lavori in un'abitazione, in una famiglia che era, come dire, normale, almeno fino a quello che era stato un anno prima. Separato dalla moglie e dal figlio, il cadavere viene ritrovato appunto sul letto dopo che da due giorni la sorella e altri parenti lo cercavano. Di Santoro non si erano avute notizie, ripeto, da 48 ore. L'anatomopatologo Giuseppe Sciarra, nel momento in cui sarà chiamato a dare il suo parere con una consulenza tecnica, dirà che la morte risalirebbe probabilmente a 48 ore prima, vero avvocato? Sì, essenzialmente vi è un accertamento peritale estremamente puntuale, da naturalmente una forchetta, un intervallo temporale come il di uso, e su questo dato peraltro si inseriscono poi i dati fondamentali degli elementi testimoniali raccolti. È un omicidio efferato, anche questo, feroce. Il cadavere viene ritrovato, noi abbiamo le immagini che ci portano intanto all'abitazione dove è stato rinvenuto, è stata rinvenuta la salma di Antonio Santoro. In questo appartamento sulla destra c'è l'ingresso vicino a quella caldaia. Dalle immagini dell'epoca che abbiamo tratto dalla documentazione si vede l'ingresso di questo appartamento dove Antonio Santoro viveva da solo. All'interno, in una camera da letto, e possiamo invitare la regia con Gianni D'Areo a vedere le immagini, abbiamo le immagini di questa camera da letto dove il cadavere viene rinvenuto sotto le lenzuola, coperto dalle lenzuola, il cadavere è supino. Su di lui gli investigatori rintracceranno molte coltellate che coinvolgono sia il collo che il volto, che la testa, che l'addome, delle ferite d'arma bianca che non sono sicuramente mortali sulle prime. Ovviamente determineranno la morte di Santoro per dissanguamento. Sostanzialmente il tramite sicuramente omicidiario è un tramite di un coltello. Si questiona se la vittima fosse stata in prima battuta colpita in altro modo, e cioè essenzialmente fosse stata tramortita. Naturalmente questo è stato oggetto di accertamento peritale estremamente complesso, sul quale vi è stata battaglia di ricostruzione tra la procura e la difesa. Ecco, allora diciamo subito perché l'avvocato Navarra conosce bene il caso, perché le indagini su questo delitto ovviamente sono serrate, gravitano un po' a 360 gradi attorno a quella che era la personalità e la vita, le amicizie, le frequentazioni ovviamente anche dell'ultimo periodo, da quando cioè Antonio Santoro si era separato dalla moglie e dal figlio ed era rimasto a vivere in questa abitazione della famiglia
in via Garibaldi a Silvi Marina. Ovviamente le indagini sono difficili perché vivendo da solo e avendo una raccolta di testimonianze attorno a questo delitto un po' frammentarie sugli ultimi minuti, sulle ultime ore di vita di Santoro, è un po' difficile riuscire ad individuare bene la traccia su cui indagare per scoprire l'autore di questo delitto. Lei, avvocato, viene coinvolto perché ad un certo punto, e poi vedremo come, viene indagato per questo omicidio il figlio all'epoca minorenne di Santoro. Sì, insieme al collega avvocato Fausto Castelli assumiamo una difesa che era difficile. Ed è chiaro che in un delitto in quadro familiare sicuramente il complesso era facile individuare in termini di prossimità eventuali responsabili e in questo caso sì, non si andò molto lontano, non si investigò forse adeguatamente anche nella fase iniziale e si individuò subito uno stigma, un profilo di responsabilità molto facile, se così possiamo dire, nel quadro interno al rapporto familiare, sempre difficile tra i genitori e figli. Ecco, io tornerei un attimo all'elemento più importante che può aiutare gli investigatori nell'indagine su un delitto di questo tipo. C'è un cadavere supino trovato sul letto, seminudo come era nelle abitudini della vittima di coricarsi ogni sera, e quindi questo non poteva, come dire, aiutare nelle indagini in particolare di un tipo di abbigliamento come dire, succinto che potesse indirizzare in una certa direzione. Sul cadavere l'anatomopatologo riesce a tracciare una linea guida, un binario su quella che potrebbe essere la ricostruzione del delitto. Il cadavere presenta dei seri danni, dei seri traumi alla testa, oltre a queste coltellate che poi saranno evidenziate in numero di 14 su tutto il corpo. E si presume nella ricostruzione che possa essere stato addirittura prima tramortito con un violento colpo alla nuca, alla testa, e poi successivamente su di lui l'assassino, gli assassini avrebbero infierito con queste coltellate. Sì, essenzialmente il primo colpo che riguarda il capo è un colpo sferrato con un oggetto sicuramente pesante, sicuramente impegnativo, però che non lascia una traccia di escoriazione o comunque di apertura di una breccia. Tutto questo portava gli investigatori ad individuare in un corpo liscio e non con un'asperità o con asperità il tramite che ha colpito alla testa in prima battuta il soggetto, poi il deceduto, ma in quel momento semplicemente tramortito. E si era ipotizzato anche un casco, per esempio, comunque un elemento strutturale che avesse quel profilo liscio da non lasciare l'impronta e la marcatura, se così possiamo dire, del colpo. Su questa fase iniziale purtroppo si inserisce invece un rapporto sicuramente molto forte, quindi esprimente, almeno fu questa l'ipotesi investigativa, un conflitto e una contrapposizione anche sul piano umano, di risentimento significativo, con una pluralità di colpi, tutti idonei ad arrecare un'offesa di natura omicidiaria da un lato e tutti penetranti, quindi non solo portati con un tramite idoneo, non solo direzionati in un punto di caduta del tramite idoneo per determinare la morte, ma proprio con una forza adeguata a causarla. Il cadavere viene trovato appunto così, supino su questo letto. La ricostruzione che passa attraverso il fatto che sia stato tramortito con un casco probabilmente, ma anche con un possibile portacenere che non avesse ovviamente asperità sulla superficie, e poi da queste coltellate che sono state inferte con molta cattiveria, cioè di qualcuno che poteva avere un grosso risentimento nei suoi confronti. Le indagini vengono indirizzate anche nella possibilità di una rapina, cioè di qualcuno che si è introdotto all'interno dell'abitazione, che poteva anche conoscere la vittima stessa, perché non ci sono segni di effrazione sulla porta d'ingresso dell'abitazione, ma questa casa viene lasciata dall'assassino, dagli assassini in ordine. Si sa con certezza, perché sono stati ritrovati, che in casa non manca nulla, dalla piccola bigiotteria agli oggetti in oro, a qualche prezioso, soprattutto a una buona quantità di denaro in contanti.
Sì, ci troviamo di fronte a una persona che teneva in ordine la propria abitazione e aveva una piccola disponibilità, però sempre significativa, in termini economici di pronto e di possibile uso. Tutto questo naturalmente ha escluso fin da subito la possibilità di un movente di rapina, perché nella misura in cui trovo sulla scena del delitto in più punti elementi che possono ipoteticamente interessare un rapinatore, li trovo tutti lì in non toccati, minimamente spostati, è chiaro che non era quello il movente. Ecco, torniamo un po' con la memoria in maniera un po' più precisa e dettagliata a quei giorni, al gennaio del 2003. Io dalla regia prego di poter mandare in onda qualche immagine dei quotidiani, di come i quotidiani allora titolarono questo evento, questo delitto che ovviamente colpì molto la cittadina di Silvi ma anche tutta la provincia, proprio per la sua natura di mistero attorno alla morte di una persona che in tutto l'ambiente era conosciuta come una persona gioviale, una persona che riusciva a fare molta compagnia, era cosiddetto quelle che vengono definite le macchiette, che sono pronte a fare molta amicizia, a far gruppo. Ecco, il centro di allora, delitto a Silvi e giallo, riporta anche al suo interno il quotidiano abruzzese i particolari di questo delitto. Assassinato in casa con 5 coltellate, era una delle prime ipotesi, considerando quelle che erano più evidenti, ovviamente a un primo esame obiettivo del cadavere, poi si scoprirà in realtà che sono 14 i colpi di coltello che hanno raggiunto il corpo della vittima. Qui abbiamo anche il quotidiano Il Messaggero, che ricostruisce anche un po' la dinamica per quello che poi era essere stato l'assassinio di Antonio Santoro, ovviamente anche con le testimonianze di gente che lo conosceva, dei parenti. Il Tempo collega due delitti simili in cerca d'autore, perché proprio in quell'epoca, e poi vedremo anche che ci poteva essere un collegamento, una similitudine tra i due delitti, uno da Vezzano e l'altro di Silvi, commessi nella stessa giornata e ovviamente con grande eco sui quotidiani e nella realtà regionale. Il centro insiste ancora il giorno dopo con alcuni particolari in più di questo delitto. Appunto si sottolinea come Antonio Santoro fu ucciso con una vera violenza selvaggia e feroce. Ecco, su questo gli investigatori hanno premuto abbastanza per partire anche da una sorta di considerazione che potesse portare poi alla realtà, al risentimento del figlio nei confronti del padre rispetto al rapporto conflittuale con la madre. Sì, innanzitutto, direttore, mi consenta una digressione. Vedendo adesso i giornali dell'epoca si capisce chiaramente come già il giorno stesso, il giorno dopo il fatto, il giorno stesso di apparizione della notizia, forse già si aveva un'indicazione di pregiudizio o comunque di prossimità di ragionamento verso il figlio. Mi sembra di aver visto degli articoli molto chiari che già individuavano e collegavano il fatto omicidiario al quadro familiare. Questo lo dico per esperienza professionale: molto spesso noi stessi leggiamo i giornali per capire dai giornali l'orientamento investigativo. Naturalmente sono sensazioni, non sono certezze. In quel caso la certezza l'abbiamo avuto con la convocazione, e anche qui il giornale Il Centro ne dava atto, quasi immediata, del quadro familiare, in particolare del figlio. L'unica notazione, trattandosi naturalmente di ragazzi, forse si poteva già dire che quella violenza così selvaggia, con quell'uso particolare del coltello, forse vi erano già degli spunti investigativi indiziari che ci portavano in realtà da tutt'altra parte e ci inserivano in un quadro ben più di forza anche fisica diversa da quella attenzionata in quel momento agli investigatori. Quindi contesto sicuramente non familiare, contesto tra l'altro all'epoca stiamo parlando di ragazzi che avevano all'epoca 16 anni. Questo è l'aspetto veramente difficile del processo, perché naturalmente se muore una persona, muore in questo caso il papà
di una persona e pensare di risolvere il profilo investigativo, omicidiario attraverso il passaggio in termini di responsabilità del figlio è un profilo che sicuramente avrà fatto all'epoca il attenzionare questo profilo con particolare, ritengo, con particolare attenzione da parte degli investigatori. Chi era vittima era in primo luogo il figlio della persona uccisa che si vedeva in quelle condizioni tragiche sottratto il profilo il paterno. Purtroppo non è stato così perché da quella posizione di vittima si è diventati immediatamente, si è attenzionati in termini di carnefice. E tutto questo naturalmente creava in un ragazzo minorenne un peso psicologico non indifferente. Ecco, lei ha vissuto da vicino questa vicenda perché lei è stato incaricato della difesa di assistere appunto il figlio della vittima da questa accusa di concorso in omicidio volontario, il che a 16 anni, insomma, anche nei confronti di un padre, come sottolineava lei appunto adesso, è un macigno abbastanza pesante, forse ancora più pesante di quello che si può sopportare nel momento in cui si viene chiamati a rispondere di omicidio verso terzi. Ma in questo caso addirittura vi era una richiesta di arresto essenzialmente, quindi con le procedure diverse di particolare attenzione anche verso il minore che sono tipiche della procedura minorile, in realtà in quel momento c'era da salvaguardare un ragazzo che noi avevamo idea in termini di certezza, di totale esclusione di responsabilità, di salvaguardarlo anche da un punto di vista psicologico, perché poi è facile in un piccolo paese essere additati, essere individuati anche a fronte di una fuga di notizie in termini di responsabilità anche dopo un esito processuale che come in questo caso è stato in realtà pieno. Quindi la nostra attenzione era quello di evitare il profilo dell'arresto nella fase iniziale e la necessità di uscire quanto prima da quello che era un tunnel giudiziario che vivevamo anche noi come difesa in termini di assoluta ingiustizia. Ecco, prima di entrare nel dettaglio perché gli investigatori hanno indirizzato le loro attenzioni sul figlio e sull'amico del figlio della vittima, professionalmente un caso di questo tipo che tipo di accortezze comporta dal punto di vista dell'assistenza legale che va oltre l'assistenza legale nei confronti di un ragazzo, di un minorenne imputato? Sì, essenzialmente qui gli strumenti non possono non essere di tipo psicologico, quindi c'è necessità spesso dell'ausilio di profili tecnici, scientifici, da un punto di vista di professionalità aggiuntive, da un punto di vista psicologico, che attenzionino il soggetto proprio in termini di supporto, perché naturalmente in quel momento bisognava far realizzare il soggetto che era un momento di passaggio e non era un giudizio definitivo, quindi si stava in attenzione sulla sua posizione, forse doverosamente rispetto agli spunti investigativi che in quel momento vi erano, ma che questo non avrebbe determinato un pregiudizio permanente perché sicuramente, come eravamo noi convinti, sarebbe arrivati a un accertamento di totale irrilevanza e non responsabilità del soggetto in questione. Ecco, diciamo che poi analizzeremo che da questa vicenda il figlio della vittima e il suo amico sono usciti assolti, perché poi la vicenda si è chiusa, magari con un po' troppo tempo, probabilmente a distanza da questo coinvolgimento nell'indagine, però sicuramente è una vicenda che ha segnato adesso il maggiorenne figlio di un padre assassinato in quel modo. Lei si sente oggi di dire che probabilmente le indagini avrebbero dovuto essere un attimino più attente? Naturalmente ognuno svolge le proprie funzioni e non vi è motivo di dubitare della professionalità di alcuno. Ed è facile forse anche il lavoro dell'avvocato che si trova essenzialmente a valutare un materiale che altri con fatica hanno repertoriato, introdotto, studiato, valutato già nel momento genetico, nel momento formativo. Noi avevamo, e di questo siamo assolutamente convinti, delle soluzioni alternative, delle strade alternative
e nell'incarto procedimentale, come diciamo noi nelle carte, fin dal primo momento riteniamo che vi fossero degli spunti aggiuntivi che poi sono stati seguiti, ma forse non fino in fondo, per il collegare situazioni, eventi e omicidi anche fuori dal quello che specificatamente in modo parcellizzato veniva analizzato. Ecco, nello specifico, io ho fatto riferimento, e lo vedevamo anche dai titoli, che nello stesso giorno viene commesso un omicidio ad Avezzano. C'è un minimo comune denominatore tra questi due omicidi che avrebbe potuto e poteva forse legare questi due delitti, quello di Santoro e quello di Avezzano. C'è una persona che viene anche attenzionata, come si dice in gergo investigativo, da chi sta svolgendo le indagini, che fa accertamenti su una persona che lega i due casi. Ci vuole spiegare perché? Sostanzialmente, ricostruendo, come viene fatto sempre, il rapporto di frequentazione che la vittima ha o aveva avuto nell'immediatezza del fatto, si verifica la frequentazione del soggetto, purtroppo rimasto vittima, di altre persone che nello stesso giorno sono risultate vittime di un delitto analogo, anche nelle modalità esecutive. E attenzionando questo profilo si individua un soggetto che proprio in quel periodo si trovava a Silvi, proprio in quel periodo aveva avuto dei comportamenti, diciamo, non molto consoni, non molto urbani, non molto logicamente spiegabili, che è sempre di violenza, è sempre di aggressività, che qualche stupore, qualche preoccupazione in più forse dovevano dare agli investigatori. E che sembra conoscesse entrambe le vittime? Conosceva entrambe le vittime, questo è un dato accertato, non solo le conosceva ma le frequentava. E questa compresenza nello stesso periodo, questa conoscenza, il fatto che vi fossero anche delle indicazioni che nascevano dall'uso dei cellulari, che potevano dare degli ulteriori riscontri, per noi era la pista alternativa molto concreta che abbiamo cercato di sollecitare. Nonostante i tabulati telefonici avessero in qualche modo confermato che quel telefono non avesse agganciato nessuna cellula nella zona di Silvi il giorno del delitto di Santoro. Più che non agganciato, che risultasse totalmente inattiva. Per risultare totalmente inattiva vuol dire che viene sganciata la batteria e quindi anche a telefono spento non viene lasciato nessun impulso. È un comportamento di regola normale. Lo dice lei, avvocato, probabilmente nella riflessione nostra non è proprio così fino in fondo, ma capiamo anche la sua posizione. L'attenzione va a finire comunque, come dicevamo, su figlio di Santoro, perché emerge dalle prime dichiarazioni rese nelle immediate ore successive al ritrovamento del cadavere una contraddizione tra le deposizioni di madre e di figlio e sostanzialmente in una ricostruzione non proprio aderente, con qualche lacuna secondo la procura, nelle ore passate da domenica fino al martedì al ritrovamento del cadavere. In particolare, ovviamente, grazie anche alle indicazioni dell'analisi dell'anatomopatologo che focalizza la morte di Antonio Santoro probabilmente nella serata di lunedì, ecco, proprio in questa fase l'alibi del figlio di Santoro non sarebbe proprio, come dire, ferreo, come si suol dire. E allo stesso modo si ipotizzerebbe anche un movente per il quale probabilmente il figlio poteva uccidere il padre e addirittura lo si ricondurrebbe alla esigenza di volere a tutti i costi una PlayStation, considerando che il figlio era a conoscenza di una cospicua vincita al lotto da parte del padre. Diciamo questo, che rispetto a un fatto omicidiario i due elementi portanti della ricostruzione accusatoria non possono non essere innanzitutto il movente e due essenzialmente l'arma. Ipotizziamo il riferimento anche a casi di maggiore notorietà, anche recente, l'omicidio di Melania Rea. È necessario attenzionare il perché avviene, quale può essere l'indicazione che muove una persona a uccidere un'altra e qual è l'arma. Nel nostro caso, nell'omicidio Santoro, non abbiamo l'arma, in primo luogo. E rispetto al movente, abbiamo un movente abnorme, cioè la possibilità di pensare che un familiare così stretto possa avere determinato la morte del proprio padre rispetto ad un'esigenza economica così banale e peraltro smentita
perché sulla scena del delitto vi è una quantità significativa di denaro che non viene toccata, è chiaro che è un salto logico di tutta evidenza che poi ha portato ad affondare integralmente il costrutto accusatorio. Costrutto accusatorio che viene, diciamo così, tra virgolette, demolito già in fase di richiesta di arresto, con addirittura due motivazioni consecutive che dicono che probabilmente quello che lei sta sostenendo è reale. Non si può probabilmente additare di aver ucciso un padre, un minorenne, sulla base soltanto di supposizioni che sono molto ipotetiche ma poco suffragate da poi verifiche di fatto. Certo è che il ragazzo viene comunque indagato e portato a processo, e in questa fase ovviamente entra in gioco qualcosa che è una novità anche nelle indagini sui delitti in Abruzzo e soprattutto nella provincia di Teramo. Entra in gioco un profiler. Per la prima volta viene utilizzato, fatto ricorso ad una consulenza tecnica da parte della Procura, che incarica un esperto, un professionista, incaricato di dare una descrizione di questo, del probabile assassino. E viene fuori un'etichetta abbastanza particolare, io definirei, avendo letto un po' le carte, abbastanza eccentrica. Diciamo questo, è il primo caso, almeno per quello che è di nostra competenza, di utilizzo già sulla scena del delitto di un profiler, cioè di un soggetto tecnicamente attrezzato che sulla base degli elementi fattuali di scena possa o sia in grado scientificamente di ricostruire in realtà il profilo psicologico del soggetto autore di quel fatto efferato. È un po' quello che vediamo oggi nei telefilm americani, seppure non con un profilo diciamo, ricostruzione tecnica, quindi senza l'aggancio specifico ad un profilo immediatamente percettibile. Immaginiamoci, ho trovato l'arma, l'arma ha una particolare connotazione, presuppone, ipotizzo l'omicidio Cameli, che io avessi una dimestichezza nell'utilizzare quel coltello un po' ricurvo che serviva per fare una determinata struttura in legno. In realtà in questo caso nulla di tutto questo. Nella scena del delitto si immette un soggetto che guarda la posizione del cadavere, guarda essenzialmente i punti di contatto tra il tramite omicidiario e la povera vittima, guarda i soldi, guarda l'ordine o il disordine e sentenzia. Nel vero senso della parola, nel senso che attribuisce il fatto a un ragazzo, attribuisce il fatto a un uomo bianco, di razza bianca, ad un uomo di intelligenza media, ad un uomo eterosessuale, ad un uomo con legami affettivi stretti con la vittima. Tutto questo senza alcuna motivazione, soltanto sulle proprie percezioni. Ecco, adesso approfondiremo questo aspetto per capire anche come siamo arrivati a una descrizione del genere, addirittura con qualche passaggio importante sulla possibilità di un movente ben identificato, dopo la prima pausa pubblicitaria. Prova contraria, non c'è una mano assassina nel delitto di Antonio Santoro, non ha un nome e un cognome chi ha ucciso questo 62enne di Silvi Marina nel gennaio del 2003. Parlavamo con l'avvocato Tommaso Navarra, che nella indagine sul figlio della vittima è entrato appunto uno psicologo, criminologo, che è stato chiamato a delineare un profilo della possibile mano assassina di questo 62enne. E appunto dicevamo che sono emerse delle cose abbastanza interessanti dal punto di vista di un'analisi, come dire, fatta da un profiler. Addirittura il profiler, leggo da alcuni documenti rintracciati di questo caso, che traccia anche una sorta di binario, individuando addirittura anche
la possibilità di un movente che può essere ricondotto all'interno di rapporti psicoaffettivi, il che significa che tra la vittima e il suo carnefice deve esserci già sicuramente un legame, quindi non una casualità di incontro o una casualità legata ad altra vicenda, come dicevamo all'inizio, poi esclusa una rapina, un furto in casa o qualcos'altro che non fosse appunto legato ai rapporti interpersonali. Ci aggiunge anche che poteva essere un assassino molto alto, con un'età massima, non molto alto, con un'età massima di 28 anni, quindi giovane, e con un forte rapporto con la vittima, legato probabilmente anche a forti dissapori con lui. È stato molto difficile riuscire a vincolarsi da questo ginepraio che poteva condurre già, sembra, verso un binario preciso. Lei tra l'altro mi conferma che il profiler non ha mai ascoltato, non ha mai sentito l'indagato. Proprio questo è il punto. Premessa metodologica, nel nostro ordinamento giustamente è esclusa la possibilità di una perizia psicologica sull'imputato. Se l'imputato ha delle patologie, immaginiamoci sotto il profilo psichiatrico, che rendono non possibile la sua corretta partecipazione al processo, oppure ne escludono la capacità di intendere, non escludono la capacità di intendere al momento del fatto, si valuta l'aspetto psichico, ma non si valuta l'aspetto psicologico. Naturalmente perché essenzialmente potrebbe esserci un pregiudizio ricostruttivo verso quella persona, anche per esempio il distante da un punto di vista culturale, il sociale, il formativo o di ambiente da quella che è la normalità della struttura sociale di riferimento. Quindi nel nostro ordinamento la perizia psicologica in base a una norma, il 220, quarto comma, escluso. Ciò non avviene però per il processo minorile, perché nel processo minorile invece ciò che più interessa, anche rispetto a un fatto di omicidio, non è tanto il problema di individuare il responsabile, ma se il responsabile è un minorenne, salvaguardare il profilo della persona che è incappata in quell'azione, peraltro così devastante come può essere un'azione omicidiaria. E in questo caso il profiler aveva una specifica delega, però non tanto di attenzionamento del quadro psicologico del soggetto interessato, quanto di delega all'accertamento del fatto. È questo che noi abbiamo contestato con forza fin dal primo momento, cioè noi non possiamo demandare a un soggetto per farci scrivere a lui la sentenza, per farci dire a lui chi è, peraltro in termini apodittici, il responsabile. O quantomeno la ricostruzione del delitto. La ricostruzione del delitto, perché questo può portare a errori clamorosi, perché qui il dato fondamentale è che, per come penso che poi vedremo anche dopo, abbiamo dei riscontri invece oggettivi, scientifici, che ci portano, che hanno avuto naturalmente tutto il tempo di necessità, perché poi l'investigazione scientifica è molto più lunga e richiede tempo e tecnica, però hanno escluso con certezza che il figlio potesse essere responsabile di un fatto così grave. Quindi in quel momento legare psichicamente la vittima al il carnefice era un'opinione, ma non poteva, e noi abbiamo con forza sottolineato, fondare un provvedimento di arresto che pure era richiesto sulla base di quell'indicazione di profilo psicologico dell'autore. Ecco, come abbiamo detto, questo profilo aiuta la procura a chiederne l'arresto del figlio dell'indagato insieme all'amico, richiesta di arresto che viene respinta in primo grado e poi in sede di riesame. Ovviamente in questo caso, per sostenere ancora l'accusa, bisogna risalire a delle prove più concrete. In questo caso le prove più concrete vengono cercate sempre sulla scena del delitto. Sulla scena del delitto, lo ricordiamo, non l'abbiamo detto all'inizio, sono state trovate anche delle tracce di sangue. Tracce di sangue che non sono sulla scena del crimine, proprio dalla camera da letto dove è stato ammazzato Santoro, ma lungo il percorso di uscita verso l'appartamento, e più precisamente in un bagno, dove ci sono tracce di sangue, come se l'assassino, anzi sicuramente l'assassino, è andato a lavarsi e si è asciugato anche un asciugamano dove ha lasciato delle tracce del suo sangue.
Questo sarebbe stata sicuramente una prova decisiva per incastrare l'assassino, vero? Sì, e noi non ci siamo sottratti proprio perché avevamo una piena consapevolezza dell'assoluta innocenza del soggetto. È stato confrontato il genoma del soggetto interessato e ha escluso con certezza che quelle tracce fossero a lui riferibili. Quindi noi abbiamo proprio in questo procedimento la diversa valenza tra la prova scientifica, realmente scientifica, non opinabile, con quella che può essere una valutazione, per quanto di alta scienza psicologica, però sempre frutto di una valutazione interna e forse anche soggettiva di chi è chiamato a svolgerla. Quindi il dato oggettivo, in questo caso l'esame del DNA su quel sangue, dimostra che quel sangue non è assolutamente compatibile con il sangue del figlio della vittima e del suo amico. Dimostra due cose, se mi posso permettere, che chi ha ucciso si è lavato, ha lasciato delle tracce e quelle tracce, e questo è il secondo aspetto, non sono sicuramente di chi è stato in quel momento attenzionato come responsabile di quell'omicidio. Quindi oggi con forza va detto che va esclusa con certezza scientifica la responsabilità del figlio. In questo frattempo però il tempo passa e gli anni pure. Nel corso di questa indagine sono trascorsi un po' di mesi, poi alla fine degli anni siamo arrivati a distanza di 7 anni dall'omicidio, nel 2010 a dover discutere ancora di questo procedimento giudiziario. Sì, e questo purtroppo il processo ha delle fasi molto lunghe e delle fasi di stasi tra l'accertamento, l'acquisizione e poi la realtà dibattimentale. Questo tempo così lungo, 7 anni, in questo caso non è stato riempito in verità da molte udienze, perché demolito il profilo indiziario fin dalla fase delle indagini si è andato in udienza preliminare già in quella sede, nonostante che vi fosse una richiesta di rinvio a giudizio e quindi una richiesta per un fatto omicidiario, peraltro con l'aggravante dei futili motivi, in realtà si è pervenuti immediatamente a una sentenza di proscioglimento definitiva. Ecco, quindi questo è un caso chiuso per il figlio della vittima. Non può essere più coinvolto in questa indagine, a meno che non dovessero uscire ulteriori elementi nuovi. Sì, ma non vi sono spazi e vi è una certezza processuale per la quale è da escludere, anzi abbiamo accertato il non coinvolgimento. Quindi questa persona è vittima del fatto. È un'altra vittima, ma nel frattempo questo caso è insoluto. Sì, questo lascia l'amaro in bocca naturalmente, perché un fatto di questa gravità è naturalmente un fatto omicidiario risolto. Ecco, io non so se lei tecnicamente può darci una risposta a questo, perché forse non ne ha conoscenza, ma ovviamente le indagini su un caso di questo tipo sono chiuse. Sì, le indagini sono chiuse, sicuramente per quello che noi ne sappiamo, e questo vuol dire che non si cerca ulteriormente l'autore di un fatto così grave. Quindi rimane uno dei delitti insoluti della provincia di Teramo, ce ne sono altri di esempi, forse il meno eclatante, quello che forse è passato un po' più in sordina e nel dimenticatoio, che però ci porta anche la mente ad un altro caso che lei conosce molto bene da vicino, quello di Leonardo Paolini. Anche qui siamo di fronte a un caso che viene archiviato, perché è stato archiviato nel febbraio scorso, come un caso di incidente, piuttosto che, insomma, come voi ritenete e continuate ancora a ritenere, si tratti invece di un caso di omicidio. Sì, il caso Paolini per noi è una spina nel fianco. Vi è sicuramente una responsabilità di soggetti terzi, e questo emerge da tutti gli incarti e anche dagli stessi provvedimenti che poi portano alla chiusura. Non vi è la certezza di chi abbia commesso il fatto, ma che si tratti di un fatto omicidiario non è revocabile in dubbio. Basti purtroppo sottolineare il dato che il ragazzo respira purtroppo i fumi della combustione del proprio corpo in una situazione di incoscienza, e purtroppo presenta una breccia sulla teca cranica che naturalmente noi escludiamo che possa essere determinato da un fenomeno di combustione.
Peraltro abbiamo acquisito dati narrativi di soggetti che hanno fatto delle chiamate di correo rispetto a quel profilo, ma che non sono stati ritenuti credibili. Il fatto micidiario rimane, e il fatto che non si arrivi ad un'individuazione del soggetto effettivamente responsabile vuol dire che anche in quel caso un altro omicidio è a piede libero sul nostro territorio. Ecco, noi lo ricordiamo per i nostri telespettatori, la vicenda di Leonardo Paolini è la vicenda che portò alla scoperta di questo studente di 23 anni, teramano, che sotto la collina di Colleparco fu trovato carbonizzato nella sua auto una sera di tanti anni fa. Stanno per trascorrere praticamente quasi 8. Questa morte è stato veramente un grande mistero. La vita travagliata, ma anche il grande carattere di questo ragazzo che stava cercando di uscire dalle difficoltà che la vita gli aveva prospettato, è stata così troncata da un episodio violento sulla cui natura ancora oggi si dibatte. Sulla stessa lunghezza d'onda vostra e della famiglia, avvocato, c'è ancora qualche movimento di popolo, gli amici continuano ancora a ricordarlo, chiedendo e cercando che questo caso non caschi nel dimenticatoio. Io ricordo che nel mese di marzo scorso, subito dopo l'archiviazione per la seconda volta di questo caso, ci sono state delle riunioni anche dei ragazzi al Circolo Gagarin, ma poi c'è stata una fiaccolata con una folta partecipazione, tra cui anche il sindaco e un assessore della giunta Brucchi a Teramo. Ovviamente la famiglia non si arrende, ma che cosa si può fare in questo caso? Ricordiamo che il GIP ha accolto per la seconda volta la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura. Sì, l'ha accolta però con onestà intellettuale, sottolineando un dato, che il suo provvedimento non è un provvedimento definitivo, quindi a fronte di un elemento nuovo, quelle indagini che già hanno percorso un tratto di strada importante nell'individuazione di una cerchia, quantomeno di soggetti responsabili, possono fare l'ultimo miglio, possono individuare un soggetto specifico o uno o più soggetti specifici in termini di responsabilità. Lo possono fare, e questo è l'appello che lanciamo con forza, attraverso un'indicazione testimoniale. Noi abbiamo motivo di pensare, di ritenere, le carte ce lo dicono, che il Leonardo abbia visto, abbia sentito, abbia parlato quella sera con più ragazzi, con più persone che hanno informazioni dirette su quello che è successo. Basta dirlo, basta narrarlo. Abbiamo una mamma, un padre fortemente determinati, e sicuramente questo caso non si chiuderà in questo modo. Quale impulso possono avere le indagini in questa fase? Potete fare una richiesta? Può presentarsi spontaneamente qualcuno? La Procura può riprendere l'iniziativa ancora indagini? La Procura autonomamente può riaprire il caso. Chiunque abbia delle informazioni le può rappresentare sia in forma diretta all'autorità giudiziaria, oppure al difensore, oppure alla famiglia, sia in forma anonima. È uno spunto investigativo che verrà poi vagliato, utilizzato, adeguatamente riscontrato. Uno degli elementi che lei aveva sottolineato, parlando ancora di questo episodio in passato, era quello che probabilmente la possibilità oggi di supporti tecnologici legati al svolgimento delle indagini non era stato, come dire, valorizzato o utilizzato appieno. Mi sembra di ricordare che uno di questi aspetti era quello dei tabulati delle cellule telefoniche. Sì, praticamente in altre realtà, fin da subito, quindi nell'immediatezza del fatto, vengono attenzionati non solo i tabulati in termini di tracciatura della telefonata, ma anche i tabulati delle celle per incrociare i dati di presenza rispetto alla scena del delitto di eventuali soggetti. Immaginiamoci Sara Gambirasio e i 20.000 ed oltre titolari di utenze che sono stati attenzionati perché in quel momento avevano agganciato la cella di interesse. Perché in questo caso sarebbe stato necessario farlo fin da subito? Non è stato fatto, e peraltro uno dei motivi della richiesta di archiviazione è proprio perché non si può fare più, in quanto il gestore dopo 2 anni per legge, per motivi di privacy, è costretto a distruggere quel dato.
Ebbene, la scena del delitto ha una antenna radiobase proprio al di sopra, quindi sarebbe stato facilissimo nell'immediatezza acquisire quel dato. È possibile oggi ancora cercare questi dati? Io ho una mia idea che i gestori conservano in realtà in qualche misura questi dati. Per legge non lo possono fare, quindi dubito che sia ancora un dato effettivamente reperibile. Cioè, in un momento in cui la richiesta dovesse arrivare da una procura, non potrebbero assolutamente ammettere di averli e quindi non poter rispondere eventualmente a questa richiesta. Però ricordo anche che c'era un particolare di una chiazza di sangue che era stata attenzionata in maniera particolare, perché era anche in una posizione particolare, vero? Sì. Al di fuori della macchina. Esattamente, è una chiazza importante, il presente al di fuori della macchia, quindi o noi immaginiamo che senza che vi sia possibilità, perché entrambe le portiere della macchina sono risultate ermeticamente chiuse, o immaginiamo che qualcuno successivamente o prima abbia portato questo liquido di colore rosso, e che non la difesa ma gli organi che intervengono in immediatezza, in particolare i vigili del fuoco, repertoriano come macchia di sangue, in realtà sia volato lì, trasportato a qualche entità diversa, insomma. È un altro dei misteri famosi su cui poi si è fatta una cultura, chiamiamola così, tra virgolette, specializzandosi in questo caso dal punto di vista dell'autocombustione, o meglio, del fatto che una cicca di sigaretta o una sigaretta potesse dare origine a questo popò di roba, di cui la regia ci rimanda un attimo in onda l'immagine della macchina completamente bruciata con il cadavere di Paolini carbonizzato. Sì, siccome si è assunto anche questo, va detto che è stata fatta poi una perizia specifica, personale competente ha escluso che, riproducendo proprio in termini sperimentali il posizionamento della cicca sui vestiti analoghi a quelli che Leonardo in quella sera portava, ebbene ha escluso la possibilità di accensione del fuoco. Ma qui vi è un elemento, e cioè il fuoco si è propagato in quella quantità perché vengono trovati 500 millilitri di alcol denaturizzato che viene utilizzato, noi sappiamo, per ravvivare il fuoco, per dare immediatamente fuoco a quello che si vuole distruggere, e viene trovato sul corpo purtroppo di Leonardo. A meno che non si voglia ipotizzare che Leonardo sia uscito di casa già con l'intenzione di organizzare una cosa di questo tipo, portandosi addirittura dietro l'alcol. Però purtroppo Leonardo in quel momento non aveva una capacità di allontanarsi, e quindi avremmo trovato quantomeno i residui della bottiglia, che qualcuno del contenitore, non fosse altro di plastica, che qualcuno invece ha portato lontano. Prima di passare alla seconda pausa pubblicitaria, volevo chiudere con un'idea su questo caso. Può essere ipotizzato un movente, nel caso fosse un omicidio, di un Leonardo che stava riuscendo a staccarsi da un mondo dal quale probabilmente qualcuno non voleva far staccare? Sicuramente il Leonardo, da ragazzo intelligente, si vedono le foto, molto vivo, aveva un forte risentimento verso chi forse lo attenzionava ancora o cercava di farlo tornare indietro rispetto invece alla diversa prospettiva che ormai gli era proprio. E questa diversità forse dava fastidio. Grazie, andiamo con una pausa pubblicitaria per tornare ancora a parlare di casi giudiziari. Questa sera ospita l'avvocato Tommaso Navarra, col quale abbiamo ricordato un omicidio che non ha colpevole del gennaio del 2003 a Silvi Marina, l'omicidio di Antonio Santoro, e ricordato anche il triste caso della morte di Leonardo Paolini, per cui c'è stata a febbraio la seconda archiviazione del caso e di cui si spera si possa continuare a tenere viva la speranza della famiglia di arrivare ad una soluzione del caso e a spiegare come e perché sia morto Leo Budda in quella macchina bruciata di tanti anni fa.
L'avvocato Navarra però non è soltanto, come dire, qui per parlare di questi due casi giudiziari che sono relativi a un danno contro le persone dal punto di vista diretto della morte violenta di omicidio, ma per parlare anche di una sua specializzazione che è quella in natura ambientale. Lo ricordiamo nel collegio di difesa del processo per il crollo della discarica La Torre, ma soprattutto nel rappresentare il WWF in uno dei procedimenti che sono forse più importanti che la Regione Abruzzo abbia mai affrontato dal punto di vista giudiziario ambientale, cioè il famoso inquinamento della discarica, la maxi discarica di Bussi sul Tirino, dove c'è un capo di imputazione che addirittura è di competenza della Corte d'Assise. Sì, lì difendo oltre il WWF Italia anche Legambiente Italia e l'unico caso nazionale di Corte d'Assise attualmente pendente per reati ambientali. Peraltro stiamo parlando della discarica abusiva più grande d'Europa, è una discarica che in realtà è articolata in più discariche, alcune in parte autorizzate, altre non autorizzate. Per avere un elemento dimensionale abbiamo circa il 155.000, abbiamo il 165.000 metri cubi per l'intera discarica e 33.000 metri quadrati di estensione. Tutto questo ci porta a dire che per esempio la discarica di Tokyo è più piccola della discarica di Bussi, per avere un'idea delle dimensioni. Ma soprattutto tutto questo purtroppo avveniva con immissione di il mercurio, cadmio, il bromo e quant'altro, operanti questi dati da scarti di lavorazione della Montenio, sono dei grandi poli chimici nazionali. E tutto questo per un arco temporale molto ampio, dagli anni 60 in poi, nel capo di imputazione si dice a più riprese fino agli anni 80, 90, per quanto riguarda poi la percolazione che interviene nelle falde. Perché tutto questo interviene a circa 20 metri soltanto di distanza dal fiume, con interessamento delle sottocorrenti del fiume e delle acque di falda che a valle venivano captate dai pozzi che alimentavano gli acquedotti dell'intera Val Pescara, 500.000 abruzzesi. Infatti su questo capo di imputazione si parla di disastro ambientale genericamente, ma soprattutto di avvelenamento delle acque, perché c'erano almeno 8 pozzi di captazione della Val Pescara coinvolti da questa cosa. Si può fare un parallelo con quello che sta succedendo ad esempio in Campania, che oggi sta venendo fuori questa storia del disastro ambientale legato proprio all'inquinamento della terra su cui molta gente vive e dalla quale trae addirittura nutrimento? Sì. Faccio una premessa: a mio giudizio l'elemento di valore non può che essere sempre nelle zone dove si vive il territorio. Quindi la prima cosa, più della roba e più delle stesse persone che dobbiamo tutelare, dobbiamo comprendere nella necessità di tutela, è il territorio in cui viviamo. Naturalmente lei, direttore, fa il riferimento alla Terra dei Fuochi. E naturalmente per noi sarà un problema il fatto che si sono accese queste luci, perché quello che non si smaltisce più in quelle zone magari si smaltirà nelle zone limitrofe, laddove in ipotesi non è stato già fatto, perché uno degli esempi per l'appunto è Bussi, dove si è continuato fino in epoche, possiamo dire moderne, dove vicino a una ferrovia, sotto un asse autostradale, alla confluenza di tre parchi nazionali, il Parco Gran Sasso, il Monte della Laga, il Parco Maiello e il Parco d'Abruzzo, in luoghi strategici per il nostro territorio, in realtà ad accumulare una quantità enorme di veleni, di rifiuti tossiconocivi. Questo è stato scoperto nel 2007 dalla Forestale. Questo è stato scoperto dalla Forestale e qui un pizzico di sottolineatura d'orgoglio anche con esposti del WWF e delle associazioni ambientaliste. Quando spesso si critica l'ambientalismo bisogna ricordare queste cose, cioè
presenza sul territorio, attenzione e coraggio di segnalare i fatti, come è avvenuto nel territorio, per esempio all'epoca per la vicenda dei laboratori del Gran Sasso. Sono queste associazioni che poi tutelano attraverso la loro presenza di associati il territorio più di altri. Ecco, dalle immagini di TV6 su questo disastro ambientale di Bussi, di questa mega discarica, abbiamo aspetti significativi. La domanda che ci viene da fare è come si concluderà o meno il processo. Queste zone sono, come dire, recuperabili, risanabili dal punto di vista ambientale? Beh, la sfida anche culturale è proprio questa. E cioè, se bisogna investire soldi non tanto per altro cemento quanto per andare a riapproparci di queste zone. È fattibile tecnicamente, però costa, ha un costo significativo. Ma com'è possibile che in una zona di questo come dire, cubatura, di questa grandezza, si possa fare tutto questo dagli anni 60 in poi senza che nessuno, tra virgolette, se ne accorga? Tutti se ne accorgevano, tutti le sapevano, di qui la contestazione di un fatto volontario. Cioè, non dobbiamo dimenticare che questo processo ha dei capi di imputazione dove non si risponde più per l'errore. Crolla la discarica e forse si è sbagliato e quindi si è in colpa. No, qua c'è una volontà di arrivare a quell'inquinamento, di sotterrare in quel luogo vicino alle falde quei rifiuti e di portare a quegli elementi di inquinamento veramente significativo, veramente importante. Ci sono 19 imputati, tra l'altro il processo è stato rinviato ad un'udienza che mi sembra ci sia il 13 di gennaio, però bisogna aspettare il pronunciamento. Sì, diciamo che tecnicamente è un processo molto impegnativo, abbiamo naturalmente i principi del foro che vengono da fuori, sono imputati di livello, di caratura, di grosso calibro, laddove peraltro stiamo parlando dei più grandi gruppi non solo nazionali ma internazionali della chimica, perché poi vi sono stati da Monte Edison a Solvay Passaggi proprietari importanti. Quello che però noi non dobbiamo sottovalutare è proprio il dato che lei attenzionava, cioè la necessità di un recupero di quelle aree, che non può essere un recupero in sfruttamento antropico, cemento per creare lavoro, per creare e tombare quasi come una nuova Chernobyl quel sito. Noi quel sito lo possiamo andare a scavare, lo possiamo andare a tirar fuori quegli presupposti di inquinanti che vi sono, o comunque lo possiamo quantomeno contenere. Non c'era dolo, ma c'era sicuramente colpa nel crollo della discarica invece della Torre, dove anche lei è stato protagonista di una difesa da parte per tutelare gli interessi ovviamente della comunità locale, in questo caso del comitato contro la discarica della Torre, nel processo che ha visto condannare l'ex assessore all'ambiente del comune di Teramo, Berardo Rabbuffo, il collaudatore dell'impianto e un tecnico del comune. Lei è d'accordo o non è d'accordo sulla soluzione dell'allora sindaco e oggi governatore Gianni Chiodi? È una domanda diretta, io non sono d'accordo, per questo abbiamo presentato l'appello, in realtà non è d'accordo neanche la procura che ha presentato l'appello. Questo perché? Perché la soluzione in realtà viene motivata con la formula perché il fatto non costituisce reato, quindi il fatto esiste, però non si avevano le informazioni, anche per l'attività che si svolgeva, idonee per intervenire adeguatamente ed evitare l'evento. L'indicazione, che poi può essere anche errata, che però è propria del comitato, è esattamente il contrario, e cioè che quella coltivazione fosse di quella realtà fosse in realtà nella piena consapevolezza di quello che stava succedendo dopo una frana che aveva forse anticipato lo scenario, che era del maggio del 2005, però questo sarà oggetto di una valutazione in sede di appello. Quindi mi sembra di capire sinteticamente che hanno riconosciuto una delega di fatto piena da parte di un sindaco nei confronti dell'assessore all'ambiente, come se invece il sindaco fosse fuori dalla conoscenza di questo evento, del rischio che questo evento si potesse verificare. E diciamo che nella misura in cui la strutturazione amministrativa era organizzata con una presenza professionale adeguata, e cioè un ingegnere responsabile, e una delega anche politica,
tutto questo poteva in qualche misura distanziare la persona apicale del vertice, cioè essenzialmente il sindaco, dal profilo di responsabilità. E questa è la sfida che noi lanciamo in qualche misura, perché la responsabilità, noi sappiamo come vengono gestiti i comuni oggi, e cioè la responsabilità è massimamente incentrata sul vertice dell'amministrazione, e la difesa, scaricando verso il basso di responsabilità, chi si interessa di ambiente rappresenta un forte pericolo, perché così basta una serie a cascata di deleghe per allontanare il momento decisionale dal momento della responsabilità. Io mi ricordo che la discarica della Torre crollò nel 2006, siamo arrivati a una sentenza nel giugno di quest'anno, quindi lei ha potuto conoscere molto bene questa vicenda, anche per organizzare una presenza di tutela legale per il comitato. Quando ha inciso questo sulla comunità teramana, questo evento? Questo evento viene sottovalutato nella portata storica. Innanzitutto ha privato la comunità teramana di un impianto tecnologico, seppure di discarica, che era fonte di entrata per la collettività. Cioè vi era un consorzio che, consorziando diversi comuni, portava ricchezza al territorio. Naturalmente c'era un problema poi di gestione, però se adeguatamente gestita quella era una fonte ed è stata azzerata. Ma da quel momento è iniziato un fenomeno che io chiamo di nomadismo dei rifiuti. Noi esportiamo i nostri rifiuti con i relativi costi, e lo esportiamo naturalmente con una filiera che guadagna dal trasporto allo stoccaggio alla messa finale in discarica. E tutto questo lo facciamo dal 2006, e tutto questo ha un costo, semplicemente per il percolato, recentemente si leggeva, di 600.000 euro annui. Non annui, però in 3 anni si arriva a una spesa soltanto di smaltimento dell'acqua piovana, che si sporca inquinandosi con i rifiuti perché non è ben captata, di 600.000 euro. Sono risorse che sottraiamo al territorio. Ma la nostra è una provincia, se stiamo parlando della provincia di Teramo, dove tutte le discariche hanno avuto problemi, dalla discarica di Tortoreto, alla discarica di Castellalto, dalla discarica di Teramo, al Cirsu, per non dire il Alto, alla discarica di Atri. Quindi secondo me la necessità di fare squadra è proprio nell'individuare, dato che non si tratta di una provincia molto ampia, un unico impianto che ritorni a funzionare, e lo faccia naturalmente con tutte le professionalità, anche aprendosi a un controllo dei profili ambientali di sensibilità. E quindi la sfida culturale è proprio di risolvere il problema, risolverlo all'interno, e ridurre dei costi che purtroppo non ci possiamo forse più permettere. Tra l'altro mi sembra di capire che questa situazione della discarica della Torre adesso noi come comunità ci pone in una situazione un po' paradossale, perché con l'esito del processo la discarica è stata dissequestrata ed è tornata nella piena proprietà e nella disponibilità del comune, ma quella è una discarica ancora a rischio. Quella è una discarica che deve fare il cosiddetto post mortem, cioè il 30 anni di utilizzo, semplicemente per ritombarla definitivamente. Questo è il costo. Senza possibilità, proprio per la mancanza di capping, vi è stata anche recentemente una sentenza, seppur di primo grado, che ha accertato come forse i lavori non fossero adeguati, tant'è che è stato condannato il collaudatore, in realtà con una necessità continua di ritorno. Il capping finale andrà fatto naturalmente la piantumazione finale, e nel frattempo tutto quello che si produce in termini di biogas e il dipercolato va recuperato con costi aggiuntivi. Costi previsti in ogni caso per gestire una discarica post mortem, quindi l'eventuale aggravio in questo momento potrebbe essere valutato in base a una pianificazione, un ammortamento previsto già all'epoca, anche se probabilmente oggi le risorse finanziarie non ci sono. Questa è una responsabilità politica molto forte, perché la politica ha un obbligo di legge di accantonamento in termini percentuali delle entrate per garantire l'autonomia di questi impianti per il post mortem. Cioè si sa che questi impianti hanno necessità di un ulteriore trattamento per portarli definitivamente a chiusura,
e la legge prevede espressamente di accantonare determinate somme. Tutto questo non è stato fatto, mai fatto. Il fatto che i processi, cioè le discariche, comunque la questione ambientale comincia ad entrare nelle aule di giustizia come in questi due casi che abbiamo citato, cosa significa? Un cambiamento di rotta verso una maggior sensibilità dal punto di vista anche, come dire, istituzionale verso questo tipo di aspetto? Sì, essenzialmente c'è una maggiore attenzione verso le azioni delle pubbliche amministrazioni. Questo va detto. Naturalmente ci sono situazioni di difficoltà che non vengono attenzionate immediatamente, ma per esempio l'esame della vicenda delle scarie alla Torre rende evidente quello che negli anni è successo, cioè nel frattempo, nel corso degli anni, si è aggravata una situazione che forse era recuperabile nella fase iniziale. Il mancato intervento che ha poi portato a quello che è un collasso strutturale unico in Europa. I periti che abbiamo sentito hanno richiamato dei precedenti non similari per dimensione, ma nel termine di uno, due, la discarica di Capri negli anni 50, le faccio un esempio, ma sempre per le frane meno significative, un collasso strutturale di un impianto intero di quel tipo è avvenuto soltanto a Teramo. E la spesa di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza è avvenuta soltanto a Teramo, e la necessità di un post mortem ancora non programmato avviene oggi. Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione difficile da gestire, che ha delle difficoltà programmatorie, che però presuppone un'attenzione massima nei confronti delle amministrazioni. E quanto è consistente, diciamo così, l'avversione magari del mondo degli affari attorno al movimento dei rifiuti per cercare di arrivare, come diceva prima, a un concetto culturale diverso rispetto alla realizzazione di una discarica oggi, un impianto di smaltimento dei rifiuti? Sostanzialmente il ciclo dei rifiuti è un ciclo ricchissimo, non a caso si parla di ecomafie. È un ciclo che ci può dare anche il polso della legalità e illegalità di un territorio. Anche forse molti nostri paesi sulla costa possono essere attenzionati tra il numero di residenti e il numero invece è purtroppo di gran lunga superiore di le presenze attraverso per esempio l'uso del dato statistico della quantità di rifiuti medi. Ci sono realtà, che naturalmente non è il caso di citare, dove è evidente la presenza di una popolazione di gran lunga superiore a quella residente, popolazione spesso straniera, popolazione spesso di problematicità per il territorio. Questo è il primo aspetto, ma il secondo aspetto è proprio il veicolo economico che porta, che segue il rifiuto. È naturalmente un veicolo economico inquinante nella misura in cui ha una predominanza sul territorio. Se il territorio non è ricco di altre attrattive economiche, è chiaro che diventa una spugna che assorbe rifiuti e naturalmente assorbe anche, e questo è il concetto dell'ecomafia, tutto quello che sta dietro quella gestione del rifiuto. Quando citava la possibilità di allargare il campo dei coinvolgimenti tecnici all'interno, non so, di una pianificazione e dell'ideazione di un nuovo sito, citava anche l'ambiente WWF. È anche un altro modo nuovo di lavorare verso lo sviluppo di questi impianti o di questi siti? Probabilmente siamo ancorati ancora un po' al vecchio modo di fare dell'ambientalista che si oppone sempre e comunque a questo tipo di iniziative? Sì, non dobbiamo avere degli stereotipi. Torniamo agli esempi di prima: se individuiamo subito chi è responsabile, forse ci sbagliamo. Dobbiamo in forma partecipata consentire a tutti, in una chiave di assoluta trasparenza, partecipare all'amministrazione, specialmente se si tratta del territorio e di materie così delicate come il profilo dei rifiuti. Attenzione, il mondo ambientalista è ricco di professionalità, ingegneri, architetti, persone che hanno studiato espressamente il ciclo dei rifiuti e che possono dare un contributo tecnico. Questo non vuol dire naturalmente nulla in termini di vincolo, però da un punto di vista di opportunità e la ricchezza, perché il territorio cresca non tra le polemiche ma nella risoluzione dei problemi. Da ambientalista ad avvocato ambientalista, lei vivrebbe vicino alla discarica? Ma sostanzialmente in Germania sì, purtroppo lo devo dire, in Italia no. E questa fa la cultura e la civiltà di un paese. Ci arriveremo forse anche a questo, ad essere come la Germania?
Prima bisogna bonificare io tanto. Faccio l'esempio della vicenda dei laboratori del Gran Sasso. Quando all'epoca segnalammo il problema, diversi anni fa, fummo accusati di procurato allarme. Quando successe l'incidente, lo pseudocumene fu trovato nelle acque di Falla oppure nel fontanile a Pineto, si disse che non superava i limiti, si disse ufficialmente da autorità pubbliche che non superava i limiti di legge. Il problema è che essendo un aromatico non poteva stare nell'acqua, non c'erano limiti di legge. Negli altri paesi si sarebbe intervenuto in maniera diversa, non avrebbe mai trovato autorità che avrebbero denunciato l'ambientalista per procurato allarme. Noi in quei paesi troviamo invece un'altra attenzione, un'altra approccio al problema. Sicuramente un'altra sensibilità. Bene, insomma, gli argomenti sono tanti, soprattutto sui rifiuti e sulla possibilità e sul rischio anche, no, dell'infiltrazione delle ecomafie anche nella nostra terra. E in Abruzzo ci sarebbe molto da parlare, anche i riferimenti sono stati abbastanza chiari, anche se un po' criptati. E su questo sicuramente approfondiremo. Io approfitto ancora dell'avvocato Navarra qui per la sua presenza, perché abbiamo parlato anche nel corso di queste puntate fino a prova contraria di un altro argomento molto, come dire, che ha interessato molto l'opinione pubblica, è quella relativa a Teramo Lavoro. Io ricordo che lei è l'avvocato che ha assistito il cittadino, tra virgolette, perché poi ovviamente svolge anche le sue funzioni di sindacalista, Alfiero Di Giammartino, che si è costituito parte civile invece di un ente, in questo caso la provincia. Ecco, approfitto della sua presenza per chiederle tecnicamente, siccome per molti, per i più, anche i nostri telespettatori, è una novità, ce la spieghi un attimo più nel dettaglio, come è possibile che ciò avvenga? Sì, sostanzialmente in base a una normativa che affonda le proprie radici, peraltro nel secolo scorso, all'inizio del Novecento, e poi è stata identicamente ripetuta nelle normative di settore, è consentito, si diceva prima al contribuente, si dice oggi al cittadino elettore, di partecipare al processo dove vi è come persona offesa, che può in qualche misura essere danneggiata e darle il reato, partecipare, consentire la partecipazione della persona offesa a pubblica amministrazione attraverso il cittadino. Questo che cosa vuol dire? Che il cittadino raccoglie, se così possiamo dire, il testimone della pubblica amministrazione che fino a quel momento non è stata presente nel processo e porta avanti il testimone, la bandiera della pubblica amministrazione, e pretende esso cittadino che la propria amministrazione faccia valere i propri diritti. Quindi, senza entrare nel processo che è in corso, la spiegazione migliore forse le da dare è che è un contributo all'amministrazione, cioè io che faccio parte di quell'amministrazione perché sono un cittadino, possiamo dire contribuisco anche economicamente a quell'amministrazione, vedo che quell'azione che poteva l'amministrazione svolgere non l'ha svolta direttamente, e io, non Alfiero Di Giammartino, ma io, in quel caso provincia di Teramo, tramite Alfiero Giammartino mi faccio presente e vivo nel processo facendo presente che ci sono dei diritti miei pubblica amministrazione e miei Alfiero Di Giammartino che faccio parte di quella comunità amministrata. È stato insomma codificato un aspetto molto nobile dello spirito di appartenenza ad un ruolo pubblico in questo caso. Diciamo che in altri sistemi anglosassoni è lo spirito fondamentale. Il cittadino nella contea partecipa all'amministrazione della giustizia, per esempio nominandosi o eleggendosi il proprio procuratore della Repubblica. Noi attraverso questa norma abbiamo dimostrato, questo sì perché non è abbastanza usuale, che dove non arriva l'amministrazione, per vari ordini di ragioni, anche per scelte tecnicamente più che ragionevoli, in realtà si può far partecipe direttamente il singolo cittadino, un modo per responsabilizzare pubblica amministrazione e cittadinanza. Agli effetti pratici adesso, nell'apertura del processo, nel momento in cui, come si dice, tecnicamente verrà incardinato, c'è la possibilità che ancora la provincia si costituisca parte civile? Ah, sicuramente, noi l'abbiamo fatto anche come stimolo, questo però naturalmente aprirà un contraddittorio. Quanto chiedere?
quello che dice il cittadino come danno oppure quello che in ipotesi l'amministrazione può ritenere il di minor danno. Si apre un confronto sul punto. E il Tribunale dovrà decidere perché potrà ammettere una sola parte. Potrà ammettere in quel caso l'unica parte, fermo restando che magari il cittadino potrebbe avere delle ragioni autonome e le da far valere aggiuntivamente. Siccome non vogliamo fare processi qui nella sede del programma fino a prova contraria, non le chiedo un parere di come andrà questo processo sul termo lavoro. No, non potrei farlo, non ho minimamente anche l'indicazione. Nelle carte già però si vede che vi è una contrapposizione forte tra struttura politica e struttura amministrativa, un po' quello che non si vedeva invece nel processo della discarica alla Torre sostanzialmente. E naturalmente anche questi processi, secondo me, dopo la Bassanini rappresentano dei punti sul territorio di svolta, cioè qui si questiona non è più tanto l'organo politico a dove stare attenti, ma è l'organo tecnico. Allora l'organo tecnico, se deve stare attento, naturalmente non può seguire pedissequamente la politica. Può essere, deve essere, perché questa è la volontà della legge, se non vi è responsabilità deve essere distante. Grazie Avvocato Navarra, io ringrazio anche i telespettatori di V6 per aver avuto la pazienza di seguire questi argomenti che tra l'altro sono molto interessanti e sui quali andrebbe organizzata qualche altra puntata, perché è veramente da approfondire una parte ma anche molti degli aspetti che abbiamo trattato questa sera, e da qui io rinnovo sicuramente l'invito per essere a qualche altra puntata di Fino a Prova Contraria. Io vi do appuntamento ringraziando in regia Gianni D'Areo, a mercoledì prossimo.